Buongiorno, colgo l'occasione, faccio questo video perché sono veramente rimasto toccato da un commento che mi ha mandato una persona, ma veramente molte volte mi mandano dei commenti che mi lusingano e io vi ringrazio tutti. E quindi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti con questo video, ma soprattutto di dire una cosa importante a voi. E cioè, ma se credete nella reincarnazione, e se credete che le cose fondamentali della vostra vita sono state messe sull'agenda nel 2014, tu incontrerai Albertino Fecchio, che attraverso i suoi video e le sue esperienze farà scattare qualcosina dentro di te. Ma questo non è un caso. Perché? E qui questo discorso non è rivolto soltanto a quelli che mi seguono, che gli è scattato quel qualcosina, ma è un discorso rivolto a tutti. Che cos'è che fa sì? Io faccio un video dove espongo un determinato pensiero, bene? Ma dall'altra parte c'è qualcuno che lo guarda. E quindi prendiamo due soggetti. Uno lo guarda e dice: "Wow, meraviglioso, cavolo, questo parla come me. Anch'io avrei detto le cose così. Io la penso al suo stesso modo." Madonna! Questo è il soggetto numero uno. Poi c'è il soggetto numero due. Ma che cazzo dice questo qua? Ma questo è fuori di testa. Non capisce nulla. Ma dove vive? Ma è proprio uno stronzo. Insomma, di tutti i colori. E credetemi, è la verità. Perché vi dico questo? Ma perché mi rispondono sui video? E come mi rispondono? In questo modo. Per fortuna, molte più persone mi sostengono, mi danno davvero una mano quando mi sostengono, perché per me non è facile. Credetemi, io vivo in un determinato modo, per me non è facile. Per me non è. Non so come dirlo, forse è meglio che non lo dico. Va bene, volevo ringraziarvi e dirvi che ci siamo messi d'accordo tantissimi anni fa ad incontrarci, ma, attenzione, c'è un segreto in tutto questo. Un grande segreto c'è. E qual è? Ci siamo messi d'accordo. Sì. Ma dove? E nella dimensione, in quale dimensione? Nella stessa dimensione, sullo stesso piano, sullo stesso livello. Quale livello? Quale livello? Quello dell'anima o dello spirito? Perché? Beh, perché se fosse dell'anima il discorso sarebbe diverso, è meglio dire dello spirito. I nostri spiriti hanno una determinata coscienza e vivono nello stesso livello. Soltanto che io mi trovo qui, la
non con la tua anima, ma con la mia anima, con quella che il mio spirito ha creato, come il tuo spirito ha creato la tua anima, tu sei la tua anima, ma in realtà dentro di te c'è uno spirito che vive nel mio stesso livello, siamo allo stesso livello spirituale, è per questo che tu mi capisci. Ed è per questo che quelle altre persone non possono capirmi perché si trovano in un livello spirituale diverso. E non sto parlando dell'anima, sto parlando del livello spirituale. L'anima è il prodotto. L'anima gli è stata data vita dallo spirito. L'anima è come se fosse un'astronave in ricognizione che viene a vivere le esperienze nella materia in questo caso, perché l'anima appartiene alla materia, non è spirito l'anima, l'anima l'ha creata lo spirito, l'ha creata adatta in modo che potesse legarsi al corpo, alla psiche, all'io di quel soggetto che per qualche motivo ha aperto quel canale dove la coscienza poteva nascere, l'anima. Ma quest'anima è stata creata dal vostro spirito. Voi non siete il vostro spirito, voi siete una parte del vostro spirito, ma in realtà tutta la conoscenza che ha il vostro spirito, voi non la conoscete. Il vostro spirito è una specie di Dio, e sto parlando di quelli che riescono a capire quello che sto dicendo. Perché chi non lo capisce, mi dispiace, non sto parlando di voi. Perché chi capisce, capisce anche che quello che dico appartiene ad una verità che è già dentro di lui. Io gliela ricordo solo, non faccio nient'altro. Di conseguenza, chi riesce a capirmi significa che si trova nel mio stesso livello di vibrazione, la vibrazione, la vibrazione del mio spirito e della mia anima, la quale anima gestisce i pensieri e le parole per poter giungere all'altra anima, figlia di uno spirito che vive nel mio stesso livello. Molto interessante. E adesso chiudo perché altrimenti YouTube mi frega. Ciao ciao.